Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Elena e in questo video vi faccio vedere come togliere lo smalto semipermanente di Benail. Non con la lima, non con la fresa, non con un solvente, assolutamente no, ma proprio come se fosse uno scotch. Se siete curiosi mi raccomando guardate il video fino alla fine e lasciatemi un like per supportarmi. E ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video. Allora, eccoci qua. Questa è la situazione. Questo è lo smalto rouge del cofanetto di Benail che mi hanno inviato. È ormai un mese che l'ho applicato. Come vedete, sì, a parte quest'unghia qui, però le altre devo dire che, a parte la ricrescita e qualche ovviamente sbeccatura, hanno resistito davvero molto molto bene, perché gli smalti peel off dovrebbero durare meno rispetto a un semipermanente normale, invece per quanto mi riguarda mi è durato come un semipermanente, quindi molto molto bene. Vi lascio sotto nella descrizione del video dei link utili se volete appunto dare un'occhiata al sito. Alcune cose le trovate anche su Amazon. Mentre se volete acquistare nel sito di Benail avete il 10% di sconto con il codice PERIS10. Allora andiamo a rimuovere le unghie e come vi dicevo non andrò ad usare nessuna lima, nessuna fresa. Quello che ci serve è questo accessorio qui che trovate nel sito di Benail ed è appunto uno spingicuticole. Vedete da questa parte, mentre questa parte di qua la andremo ad usare proprio per sollevare il nostro smalto peel off e si va proprio in questo modo, vedete, a sollevare le estremità dello smalto. E poi vado semplicemente a rimuovere lo smalto. Vedete che è venuto via tutto quanto, cosa che con un semipermanente normale non riuscirete mai a fare, e l'unghia non è assolutamente rovinata. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, mi trovate come Make in Paris, perché pubblico ogni giorno nuovi contenuti e soprattutto per le feste farò sicuramente qualche reel con gli smalti di Benail, quindi seguitemi subito per non perdervi tutte le novità.